Allora, io adesso abbiamo un collegamento con la Calabria. Pronto, Annalisa Costanzo, Annalisa. Ciao Ciao Mario. Annalisa. Allora, la Battipagliese ha incantato, Annalì. Oggi la Battipagliese ha dato spettacolo in Calabria. Ho visto una vittoria netta e pulita praticamente. Si hanno dominato per quasi 90 minuti di gioco la partita. Mi fa piacere per il mio amico La Cava. Senti, allora 1-0, 1-0-2 ineccepibile, dici tu, Costanzo? Sì, guarda, i reggini sapevano bene quello che andavano ad affrontare, in effetti per tutta la settimana hanno lavorato duro sia sul piano di vista tecnico che anche e soprattutto su quello mentale, perché il mister Mesiti voleva cercare di mantenere più che alta possibile la concentrazione. Alla fine però non ci è riuscito perché gli ospiti hanno avuto la meglio e c'è da dire che facciamo come scusante per la squadra di Reggio, l'Interpiana, che la gara è stata giocata non sul consueto terreno di gioco della Cittanovese, ex Cittanovese, ma a 35 km di distanza, cioè nella parte ionica, con un altro clima, un pochettino più caldo, e quindi diamo questa scusante alla squadra regina, ma comunque anche la Battipagliese ha dovuto affrontare il caldo che oggi era davvero terribile. Una volta scesi in campo le due formazioni si è vista la netta differenza d'organico fra Interpiana e Battipagliese, con la Battipagliese che ha condotto la gara, come ti dicevo prima, per quasi tutti i 90 minuti di gioco. Anzi, il tecnico a fine gara ha detto che lui è soddisfatto fino al 70esimo circa. Dopodiché i suoi uomini hanno abbassato un pochettino i ritmi e quindi lui dice che se vogliono diventare una squadra importante devono mantenere alta la concentrazione fino al 90esimo, ma comunque i suoi uomini non hanno demeritato per niente. D'accordo, d'accordo. Senti, a volo velocemente, questa vittoria dell'Acri sul Messina, ve l'aspettavate in Calabria? E sinceramente no, l'Acri, che è una neopromossa in categoria, voleva far bene all'esordio stagionale davanti al proprio pubblico e ce l'ha messa tutta ed è riuscita a piegare la squadra di Pensabene. Sono andati in segno prima con Cavatonti al sesto minuto e poi Corona ha fallito un gol e nella ripresa hanno raddoppiato i calabresi. Però è Senti, stata una bella gara. il Cosenza è andato a vincere a Nissa, ha conquistato la Sicilia praticamente. E beh, dai, un pochettino ce l'aspettavamo questa qua perché il Cosenza arriva da categorie superiori, anche Certo. se hanno cambiato società, hanno cambiato capacco calciatori, comunque è sempre una formazione di alto livello. Certo, l'ultima domanda, la stravittoria del Palazzolo col Sambiase. Te la posso dire in una brevissima battuta quella che è stata la partita Sambiase-Palazzola. La formazione Lamantina non è scesa in campo, probabilmente si sarà dimenticata e il Palazzolo con un quadrato e cinico 4-4-2 ha dilagato praticamente in tutto e per tutto la partita. Annalisa, ti ringrazio, a risentirci. Grazie, Saluti ciao. alla Calabria. Ciao Grazie, ciao. caro, qualche SMS, dai. Sì, allora, questo qui che ce l'ho già, ogni tanto qualcuno lo dobbiamo anche leggere, giusto? Siete stati bravissimi, trasmissione fatta con gusto, complimento agli ospiti e la new entry Alberto Cuomo Rossella. Rossella, hai notato che questo ragazzo Alberto somiglia leggermente ad Alessandro Gasman, eh? Occhio lungo, c'hai, brava. Figuri, Bentornati, auguri per le trasmissioni. Montaperto è rimasto ad Arzano? Salvatore Novelli, Sibari. no, non gioca ad No, non c'è più Arzano. Arzano. Forza Sibilla, ci vuole la volontà di quel ragazzo piccolo che corre sempre. Che sarebbe, chi sarebbe questo ragazzo piccolo che corre sempre? Sibilla. Piccolo, piccolo. C'è un calciatore che si chiama Piccolo, quindi è un 92. Poi se parliamo di Sibille, comunque anche lui corre sempre. No, È un dice esempio Forza per tutti. Sibilla, nel senso Sibilla Bacoli, e Ok. poi dice ci vuole la volontà di quel ragazzo piccolo che Piccolo, corre è sempre. un 92, sì. Piccolo è solo il cognome, non è Sì. piccolo No, di è un fisico. cognome, sì, è un giocatore 92. E Ma poi 92 dicono pure bambino ancora, buonasera oh. e buon continuo per la vostra trasmissione. Se chiamare il nuvla vi rende cosa un po' difficile, a noi fa piacere se da questa sera la chiamerete come sempre dal 1925 Nola Calcio. E io la chiamerò sempre Nola Calcio, Va anche se bene. poi mi sgriderà, pastore. D'accordo, Ada, io